c'è, cioè secondo me non può esistere una religione che ammette una cosa del genere, quindi è soltanto una questione di ipocrisia, di volersi nascondere dietro. E da diversi libri, insomma, io ho letto sull'argomento, vedo che le ragazze lì, nei paesi dell'Islam, cercano proprio di riscattarsi da questo diciamo, abuso di potere attraverso la cultura, cioè loro proprio di nascosto si riuniscono a rischio di essere sorprese, di essere sottoposte a cose terribili, pur di studiare, di avere la possibilità di leggere, di apprendere poesia, cultura. Quindi voglio chiedere quanto secondo lei la poesia, la cultura può aiutare questa situazione, questo fenomeno brutto che è appunto questo. Vorrei fare una premessa, forse lei non ha seguito quanto è stato detto in precedenza. Quello che vediamo sull'Islam non è del tutto rispondente alla verità. E questo clima così non lo so, da setta che si riuniscono per avere una cultura, no, dimentichiamocelo. Ci sono le università, vanno tranquillamente a scuola, c'è questo tipo di rapporto, no, assolutamente. Dove ho visto ancora permanere questo maschilismo è sul muro del pianto, ma l'emancipazione c'è dovunque, come ci sono le arretratezze, ci sono nell'Islam, ci sono da noi, perché ce ne sono tante, ce ne sono tantissime. Quindi lei non può, la prego, ho una collega, una scrittrice, non mi neghi la storia, perché sappiamo benissimo che la propaganda religiosa fa leva su determinati aspetti per interessi economici. E qui il mio prossimo romanzo sarà su questo proprio, partirò dalla morte di Papa Luciani e da tutto lo schifo. Le porcherie che sono emerse in quegli anni e nel prosieguo. Quindi c'è la legittimazione, c'è la propaganda. Qualcuno in passato ha detto la religione è l'oppio dei popoli, anche il paganesimo. Il paganesimo ha creato tanti danni e o tempore, no? Quindi non possiamo negare la storia. Purtroppo le propagande religiose, che si tratti di Islam, di giudaismo, paganesimo, eccetera, eccetera, fare questo è peccato. Sì, ma tu mi devi dire perché è peccato? Dove sta scritto che io devo nascere col peccato universale? Io nasco per essere felice, per essere quello che sono. Certo, poi bisogna anche da rispettare il diritto altrui e allora la necessità lucchiana del patto sociale, ma insomma non si può negare. E quindi questa forma di demonizzazione ha attecchito ovviamente sulle persone meno preparate. Ecco perché l'oppio dei popoli, perché la cultura è fondamentale per l'acquisizione della consapevolezza del sé, della propria identità, che si tratti di maschio, di femmina. Punto, non c'entra niente. Bellissimi questi confronti dialettici, di realtà sociali anche per certi versi simili, perché siamo tutti meridionali, ma con dei vissuti, differenti. Ciascuno di noi ha una sua identità. Questa è una forma di terapia anche, no? Se vogliamo. Per cui. Sì, ma è proprio la cultura comunque che ti dà questa forma mentis, è la donna del popolo, la persona, ma non la donna soltanto, perché pure gli uomini sono talmente pettegoli, ma la donna uccide. E quindi voglio dire, la cultura aiuta tantissimo, ma non soltanto l'Islam, perché io ho visto donne eccezionali nell'Islam, uomini straordinari, stavo per sposare un musulmano. Sì, quando stavo a Londra. E quindi si sposava. Bene, voglio chiedere se ci sono ancora domande, altrimenti salutiamo la nostra autrice e la salutiamo con una sua conclusione e ringraziamo Mara Dell'Artis. Un applauso per la mia amica Mara. Mara, abbiamo un momento qui. Prima della conclusione che lasciamo all'autrice, che poi vi dà anche appuntamento per acquistare il suo libro, peraltro
noi qui non la conosciamo, ma lei è una piccola star in Puglia, quindi questo libro ha anche un valore. Lei ce l'ha offerto per questa occasione speciale a 12 euro invece che a 16 come il prezzo di copertina, perché ha detto è un regalo che voglio che voi teniate, perché è un libro che in tutta Italia sta avendo le recensioni importanti, stanno intervistando le televisioni italiane, quindi è un libro che potremmo poi magari avere anche in biblioteca come il nostro ricordo. Addirittura direttori di banca, mi dicevi, l'hanno comprato per regalarlo a Natale per i loro fedeli, per i loro fidelizzati, per i loro clienti, proprio perché è un testo che sta avendo comunque un certo riscontro, un certo valore. Mara, ti ringraziamo perché hai voluto fare di questa struttura anche una casa della cultura. Infatti con stasera proprio inauguriamo una nuova formula, no? Art is room, quindi questa è la stanza dell'arte. Vi ringrazio io e spero che possa essere l'inizio di tanti incontri, perché veramente sono contenta di ricevere Carlo e tutti i suoi amici per queste belle iniziative. Grazie. Ho dimenticato di aggiungere un particolare, siccome io avevo fatto una promessa all'attuale direttore della Caritas di Gerusalemme di devolvere parte del ricavato del libro che avrei scritto, perché lo intervistai, all'epoca era parroco dell'unico paesino cristiano, chi è stato a Gerusalemme lo sa, no? Taibe Ofraim, Don Red, adesso è diventato direttore, io devolverò parte del ricavato in opera di beneficenza. Lì i cristiani veramente stanno. Sì. Quell'uomo è eccezionale, no, è un sacerdote, ma è una persona eccezionale. Basta andare su YouTube, dov'è la scultrice, quella ragazza che ha parlato così bene. Mi è fatto piacere sentire quelle considerazioni, perché sono cose che pochi sanno, purtroppo siamo stati manipolati talmente tanto. E basta andare su YouTube e ascoltare l'intervista a Don Red, è una persona eccezionale, quello che ha fatto per quel paesino, perché per l'integralismo degli ebrei 8.000 abitanti di Efraim sono scappati. Lui adesso ha allestito un campo medico per soccorrere tutti i rifugiati dalla Siria, perché per esempio del problema siriano non se ne parla. Io ho messo sulla mia pagina, su internet, una pagina, un'immagine di un bambino che piange, senza dire palestinese di là, con un cumulo di macerie alle spalle. No tears more, no words more, anymore. Questo è il lavoro che ci dobbiamo fare, che non ci sono più lacrime tra bambini, donne, uomini, basta con la guerra. Grazie. Grazie.